A Corinto. Ma non puoi. Accompagnami. Prendete questi vestiti e portateli in dono a Glauce per il suo sposalizio. Ditele che la mamma non le vuole del male, le augura anzi felicità. Ecco, adesso tenete per mano vostro padre, che vi porterà da lei. Dimenticate ogni vecchio rancore contro di lui come l'ho dimenticato io. Abbiamo fatto la pace. Su, prendetelo per mano. Ah, ho un oscuro presentimento di dolore. Miei bambini, voi vivrete ancora a lungo. Stringerete ancora a lungo la mano di vostro padre. Povera me, non faccio altro che piangere e sentirmi piena di angosciosi timori. Proprio adesso che ho deciso di finire la mia indegna lite con vostro padre. Eccomi qui che piango. È umano che tu fossi così adirata con me. E in quanto a voi, bambini, state certi che vostro padre ha provveduto al vostro avvenire. Insieme coi vostri nuovi fratelli occuperete il primo posto in questa città. Ma perché tu continui a piangere? Ah, non preoccuparti. La donna è una creatura debole e facile alle lacrime. Via presto dunque. E se vi arriderà la buona sorte, come spero, ritornate con la lieta notizia che stiamo aspettando. Regalo per le tue nozze. Dice anche che non ti vuole male, anzi ti augura molta felicità. Ringraziate la vostra mamma, bambini, e ditele che sono tanto felice per questo dono che mi ha mandato. Dormi, Suda bravo, dormi. Dormi, su. Dormi. Dormi. Amore. Oh.
Ormai!